Previsto per la prossima settimana l'inizio del servizio di refezione scolastica a San Cataldo nella scuola dell'infanzia, subito dopo la festività di Ogni Santi e la commemorazione dei defunti, un servizio che preannuncia delle novità. Il 3 novembre partirà finalmente la mensa scolastica per la scuola dell'infanzia a San Cataldo. Dobbiamo scusarci con i nostri cittadini perché volevamo quest'anno riuscire a partire anche prima con questo servizio, ma abbiamo voluto fare le cose per bene. Tanti gli incontri, abbiamo incontrato genitori, abbiamo incontrato sindacati, abbiamo incontrato la ditta e alla fine siamo arrivati, credo proprio, ad un buon risultato. Sulla mensa della scuola primaria credo che seguirà di poco l'attivazione della scuola dell'infanzia. Questo perché ovviamente si stanno attendendo gli opportuni adempimenti da parte della scuola e della ditta. E sulla refezione scolastica interviene anche il sindacato COMSAL-SNALV. La scorsa settimana, infatti, a seguito di un incontro presso l'aula consiliare del comune San Cataldese, tra le parti interessate, aveva espresso la propria soddisfazione anche il segretario territoriale Agrigento Caltanissette Denna, Manuel Bonaffini, soprattutto per quanto riguarda l'aumento delle ore per le lavoratrici. Sono state raddoppiate le ore a tutte le lavoratrici che passano da 1 ora e mezza a 3 ore. Abbiamo avuto l'incontro sia con l'amministrazione che con le lavoratrici e la nuova ditta che andrà a gestire il servizio. C'è stata una riorganizzazione generale, anche perché abbiamo la scuola della Lambruschini che è aperta come scuola, ma la cucina è chiusa, quindi è in fase di ristrutturazione, quindi per quest'anno non verrà utilizzata. Quindi il personale sarà distribuito nelle restanti 3 scuole. Siamo un po' in ritardo per l'avvio della mensa. Un altro anno speriamo che parta prima. Comunque ci riteniamo soddisfatti sia per quanto riguarda le ore che sono state inserite all'interno del bando per garantire tutte le lavoratrici e di aver trovato un'amministrazione che si è mossa anche in questa direzione. Sul confronto con le organizzazioni sindacali, A per la tutela delle lavoratrici sul posto di lavoro che per l'aumento delle ore. In più il Comune ha istituito una commissione di vigilanza, dove faranno parte anche le organizzazioni sindacali, per monitorare quello che è A l'andamento delle lavoratrici e B per quanto riguarda il cibo che verrà erogato ai bambini.